Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica assicura il riciclo del materiale raccolto attraverso le cartiere consorziate. Comieco, con i suoi 3.500 associati tra cartiere e carta tecniche, garantisce il riciclo della carta e degli imballaggi cellulosici provenienti dalla raccolta comunale, che tu contribuisci a raccogliere. Per la gestione dei rifiuti, perché ne riduce la quantità destinata alle discariche. In un anno sono state riciclate oltre 2 milioni di tonnellate di materiali cellulosici provenienti dalle famiglie italiane e sono così state evitate ulteriori emissioni di anidride carbonica. Tanta come se avessimo fermato tutto il traffico in Italia per 6 giorni e 6 notti. Basta un tuo piccolo gesto per un grande risultato. Un futuro con più risorse, meno sprechi e un ambiente più pulito. È per questo che ti dico grazie. A caldo, prima che insomma andiamo avanti con la giornata, vi voglio chiedere, chi di voi mi sa dire che cosa vuol dire macero? Macero. Prima è stata detta la parola macero, e poiché... Ecco qua, Martina. Che macinano... Ce n'è un altro? Sminuzzare la carta. Sminuzzare la carta. Bravissimo, allora abbiamo selezionato la cartiera, ok? Adesso Paola ci leggerà questa domanda. Questa domanda. Da il cartone fabbricati, quanti ne vengono riciclati in Italia? A. Circa il 10%. B. Oltre il 56%. C. Solo lo 0,02%. Thank you.
cartone di tanti trasportatori che sono alle vostre spalle, sono in tutto un altro ordine. Qui a mano gli operatori devono selezionare e dividere tutti i materiali. Quindi avremo ogni contenitore sarà fatto solo di plastica o di alluminio o di carta. Mentre per il materiale ferroso utilizziamo un altro strumento. Facciamo, riusciamo adesso.